Buongiorno. Buongiorno. Stamattina il 7 di novembre 2021. Siamo in vacanza e sto preparando la colazione. Il caffè è pronto. Ora si prende il latte. Latte scremato, parzialmente scremato, non so di che marca è, però non mi riesce a figlio. E poi ci abbiamo i dolcini fatti dalla mamma della signora. Detto nulla. Allora, terminato il nostro soggiorno a Civitella del Lago, carichiamo tutta l'attrezzatura in macchina e ci spostiamo verso Colle Valenza. Ok. Eccoci arrivati finalmente a Colle Valenza e ora si va a fare la visita al famoso santuario dell'amore misericordioso. Di cento. Tornato neonato. Vero? Già asciutta. Eh sì. We'll be right back.
terminato il pellegrinaggio al santuario, ora si riprende tutte le carabattole e si va verso Todi. Eccoci arrivati all'ingresso della cittadina di Todi. Ora iniziamo la visitina all'interno del paese. Allora, Todi è un paesino tranquillo, ma è in salita. Speriamo che quando si arriva lassù in cima ci sia un ristorante, una pizzeria, una kebabberia, qualcosa, perché no, qui ci si muore. Ed eccoci all'interno delle stradine tortuose di Todi, alla ricerca di un ristorante, pizzeria, paninoteca. Speriamo che la signora laggiù del santuario ci aiuti, perché qui mi sembra di vedere poco come ristoranti. Allora, ora andiamo a mangiare in un ristorantino che abbiamo trovato nella parte vecchia di Todi, il famoso ristorante pizzeria Le Scalette, e vediamo cosa ci offrono. Allora, oggi si mangia leggeri, un po' di cinghiale in umido e un po' di cicoria, basta, poi fino a cena non si tocca altro. Ecco, ma è possibile, quando ti fanno vedere un cischecchino così, è possibile che uno possa stare senza mangiarlo? Ecco, io ho detto, senti, porta, ma io me lo pappo anche quello lì. Finita l'escursione al paesino di Todi, non poteva mancare un passaggio sul lago Trasimeno, per la precisione a Passignano del Trasimeno, che ha sempre il suo fascino nonostante che sia una giornata non proprio da un punto di vista meteo delle migliori, però tutto sommato è giù fine, poteva anche andare peggio. Allora, piccolo negozio all'interno di Passignano, ormai a me conosciuto da anni e anni. È inutile che stia a spiegare tanto bene la vetrina, tanto questa vetrina non ha bisogno di spiegazioni. Maremma Campanella. Ora, se a qualcuno non bastava quella vetrina di prima, leggermente sulla destra
c'è un'altra piccola resina, anche questa parla da solo, e queste sono tutte le famose delizie di Norcia, Maremma Campanella. La mia moglie ha detto che mangio troppo, se continuo a mangiare così piano piano mi ha detto che ci sta che diventi come lui, ma io non ci credo che diventa così. Allora, per cena a questo punto direi che non manca nulla. Salamini di vario tipo, eccetera, eccetera, tutta roba di Norcia, salsiccine di cinghiale, salsiccine di cinghiale di maiale, un bel pezzo di pecorino stagionato e poi si beve una bella bottiglia di Sassato Morellino di Scanzano. Via, mangio tutto e poi vado a letto. Un saluto a tutti.